Don Mimmo, su gol di Castaldo a Terni contro la Ternana, dall'alto del paradiso avrà esclamato, facendosi segno della croce, «Lassa fa, addio!». Tanti tifosi biancoverdi che al fischio finale della partita che valsa la salvezza dei lupi si sono rivolti con le braccia al cielo, inviando una raffica di baci verso la curva più a sud dell'Azzurro, dove il sacerdote ultrà siedeva tra gli angeli, con la sciarpa biancoverde al collo e il Vangelo tra le mani. Don Lupo avrà a stento contenuto il suo spirito da passionario. Conoscendolo, sarà stato sul punto di barattare la sua seconda vita, pur di volare in campo per abbracciare tifosi e calciatori. La comunità di Bellizzi è rimasta molto legata a Don Domenico Testa, Don Lupo per la sua seconda fede, quella legata al dio pallone. Dall'altare, appena finita la messa, Don Mimmo congedava i fedeli con un vigoroso «Forza Lupi!». Alla sua benedizione anche i più pii e casti rispondevano con un benaugurante segno di vittoria. Don Domenico Testa però non è stato solo Don Lupo, il sacerdote di Bellizzi è stato soprattutto Mimmo, l'amico di tutti, soprattutto l'angelo degli ultimi, in silenzio, cuore aperto, sempre vicino agli emarginati. La sua missione è da sempre stata dare ascolto a chi non aveva voce, a chi come i detenuti del carcere di Bellizzi Irpino si aggrappavano alle sue mani strette in preghiera per invocare un futuro possibile. Anche quando la malattia lo aveva gravemente debilitato fino all'ultimo respiro, Don Domenico Testa è stato vicino ai bisognosi e alla sua comunità. Quando si è spenta la luce della speranza, tenuta ben accesa dal sacerdote, tra la gente di Bellizzi è calato il buio. Don Domenico, ne sono convinti tutti, non morirà mai, perché c'è ancora la sua voce dall'alto e il suo grido di battaglia batte i confini dell'aldilà. Forza Lupi!